渋谷。Ragazzi, uno corre per andare in comune a Shibuya e dal 15 di gennaio me l'hanno spostato vicino all'NHK. Mannaggia. Bene ragazzi, stiamo per entrare nel nuovo comune di Shibuya, la città dove risiedo. Quindi oggi andrò a farmi le carte delle tasse, che devo consegnarle, che domani si va all'immigrazione a chiedere l'estensione del visto. Andiamo. Guardate che bello il comune di Shibuya. Sembra un supermercato. È bellissimo questo. Ci hanno messo 4 anni per farlo, mi sembra. Perché io venivo qua una volta, poi l'hanno spostato in concesso, adesso l'hanno riaperto. Guarda, tutti stanno dicendo quanto sia bello. I kanji desu. E c'è scritto, e ti dicono qua di non giocare vicino a le scale mobili. Non ci vado a prendere il certificato di residenza e poi quante tasse ha pagato l'anno scorso da bravo cittadino di Shibuya. Quindi adesso devo compilare questo documento e questo documento, che così mi danno i certificati di cui ho bisogno. Cioè ragazzi, guardate la pulizia, l'organizzazione, cioè allucinante. E adesso tra poco mi chiamano e mi danno tutto l'indispensabile per domani, che devo andare all'immigrazione. Aspettiamo. Comunque devo dire che fare l'applicazione qua per il visto questa volta è stato facilissimo. Cioè ormai sono abbastanza pratico, quindi ho compilato tutte le carte per fare proprio la domanda. Le ho fatte tutte in aereo, visto che non ho dormito niente. Ho fatto tutto video editing e ho fatto le carte per il visto. Adesso sono venuto qua a prendere dei documenti e poi domani si va all'immigrazione, quindi in un giorno faccio domanda e poi tra qualche settimana mi arriverà la letterina e potrò andarmi a prendere il nuovo visto. Estendere il visto in giapponese si dice visa encho. Così, lo sapete. Ragazzi, nell'attesa andiamo a fare un piccolo tour. Andiamo a vedere i bagni. Guardate la pulizia e l'ordine. Ok, devo dire che questi sono proprio gli uffici nuovi. Però qua c'è tutti i bidoni per fare la raccolta differenziata. Qui per lavarsi le mani e non lo so se magari qualcuno si porta al pranzo. E anche un piccolo fiore. Guardate come sono decorativi. Questo c'è scritto otoko, che vuol dire maschio. E così, vabbè, non faccio vedervi di più. Però comunque questo è il bagno nei maschi, pulitissimo. Ed ecco qui la mia faccia da jet lag. Però il look non è male, no? Che ne dite? Ah, ma penso che ci siano tutti questi fiori perché hanno appena aperto il comune di Shibuya. Qua c'è anche una fotocopiatrice, così se vi serve da stampare dei documenti potete stamparli qui. Che io in Italia, quando sono andato a fare la tessera sanitaria, sono dovuto andare nel tabacchino fuori. Qui in Giappone ce l'hanno direttamente dentro il comune. E ragazzi, come se non bastasse, nel comune c'è anche il wifi gratis. Ragazzi, questo penso che sia il wifi che potete usare su tutta Shibuya. Quindi fatevi una foto, ricordatevelo, registratevelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che così potete usare il wifi per in tante zone di Shibuya. Una cosa che mi piace del Giappone è che anche le persone anziane giocano ai videogiochi. Abbiamo già ottenuto tutti i file. Bene, 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 bene. È stato velocissimo, ci abbiamo messo 10 minuti neanche. Però guardate, guardate, questi sono tutti i piani di questo municipio. Vedete, al primo piano c'è il lobby, poi qua c'è l'educazione per i bambini, poi qui ci sono le tasse al sesto e il terzo è per i documenti. Vabbè, insomma, tante cose. Adesso non stiamo qua a leggere, tanto a noi che ci frega. Siamo andati alla mensa, andiamo a vedere la mensa. Qua si può mangiare, ragazzi, c'è anche un ristorante dentro il municipio. Quindi se uno vuole aspettare magari qualcosa di importante può anche fare un po' di merenda. E poteva mancare un 7-Eleven? Ma certo che no! Allora, adesso mi mancano due cose da fare per il visto, che sono la fototessera e poi andare nel famigerato ufficio immigrazioni vicino a Shinagawa. Che bello respirare l'aria di Shibuya, che non ha niente da invidiare a Trento. Beh, insomma. Comunque stavo guardando la lista dei paesi più puliti al mondo. Sai che non è il Giappone così in alto come pensavo? Cioè, però è pulito, cioè, guardate. Io ho preso una strada a caso in uno dei quartieri più trafficati di Tokyo. Cioè, è oggettivamente pulito il Giappone. Wow, ragazzi, Akira! Qua stanno costruendo questo mega palazzone e sotto ci sono queste meravigliose disegni di Akira. Insomma, è fantastico. Chissà che cosa spunterà qui. Guardate che bello. Io vorrei dare spazio a questa bambina che segue i trend di Serafini. Guardate qui Kaneda. Che meraviglia. È arrivata l'ora del caffè. L'amico delle uova si prende quello del Kenya e io mi prendo il Salvador in onore di Green Fandango.
Ragazzi, no, non mi piace. Oh, tette, tette. Ragazzi, sono alla stazione di Shinjuku adesso, che mi devo vedere con Sadakatsu e Amika, così gli facciamo provare anche dei dolcetti italiani. Oh, ho trovato un paio di scarpe che mi piacciono, mi sa che compro queste qui. In Giappone si mangia poca carne. Guardate che bella la cravatta che c'ha il nostro uomo dalle uova d'oro. Allora, ragazzi, siccome sono tornato a Tokyo e avevo tantissima voglia di mangiare giapponese, mi gusto quest'insalata con il chicken breast e questo caffè proprio all'italiano, un espresso. Bene ragazzi, assaggiamo se è buono o meno. Buon appetito. Che buono. Un hot dog. Cibo, 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 cibo. Vedete che la nostra Sadakatsu ha portato anche al nostro amico dalle uova cent'anni un po' di cioccolato. Guarda che carino, eh. E io invece c'ho il regalo di compleanno, ragazzi. Sono felicissimo. Wow. Guardate che bello mi hanno fatto questo disegno perché era il mio compleanno. Vediamo che cioccolata gli ha regalato la nostra Sadakatsu a il signore uova cent'anni. Wow, sugoi, guardate che bello, guardate che meraviglia. Allora, sono la cioccolata al latte, alla fragola, bianca e poi quella al caramello. Questo è il lama. Hi. Cavai. Cosa prendiamo? Leggiamo il menu. Ecco ragazzi, ve lo consiglio. Se non sapete il giapponese, non venite qui magari. A Sadakatsu piace l'alcol, quello un po' che pizzica. Non dolce, come si dice? Secco, ecco. Cosa prendiamo? Dimmene uno difficile. Wow, il sake di Sadakatsu. Kanpai. Cin cin. Kanpai, kanpai, kanpai. Guardate con quanta cura ci sta preparando questo sashimi. Guardate quanti sashimi che sono arrivati, buonissimi. Wow. Da dove iniziare? Ok, da quell'inizio. Wow. Guardate che meraviglia questo pezzo di sashimi. Me lo mangio per voi. Buon appetito. Guardate che meraviglia, tutto per me. Wow. Ragazzi, pausa caffè con anche un bel waffle. Siamo a Meguro, praticamente sulla strada, e questo è uno dei miei caffè preferiti, si chiama Blue Bottle. Infatti il logo è una bottiglia blu. Tra l'altro anche questo ristorante è aperto 24 ore su 24. Riconoscete il carattere di EI? Lo avete anche tutti voi nelle emoji del vostro cellulare. È arrivata l'ora del pranzo. Ciao, ci sono. E guardate tutto questo ben di Dio per tipo 7 euro. Meno di 1000 yen, davvero, sembra favoloso. Buon appetito ragazzi, itadakimasu. Questa cosa tutta viscida, io lo adoro. È fatta con la nagaimon, che è questa specie di patata. Questo è il mio caffè preferito a Harajuku, guardate com'è bello. Salata, dell'ice coffee e anche una mela in camicia che sembra buonissima. E adesso mi sposto a Suidobashi, mi pare. Ma prima ci facciamo una bella camminata fino a Yoyogi. Eccoci arrivati al Tokyo Dome. Oggi vado su una bella montagna russa perché dopo la visita a Disneyland ho bisogno di un po' di high speed. Ragazzi, guardate che meraviglia il Tokyo Dome. Qua, guardate dove stiamo per salire. Però ragazzi, io voglio aspettare che venga sera, così ci sono tutte le luci. Queste montagne russe sono mille volte più fighe di notte. Vediamo, dov'è? Ah, sono lì, guardateli. Eccoli. Wow! Sarà meglio della pizza cono? Adesso lo scopriamo. Patatine. Oggi mangiamo alla cazzo, ci sta. Ragazzi, sono arrivati anche le conchiglie. Ragazzi, adesso mi gusto il curry con gli spinaci e il pollo. Il mio amico invece è il chicken curry. Buon appetito. Che buono. Mannaggia, l'altra volta ho avuto un po' di sfiga, ma chissà se stavolta la trovo, la donut dei Pokémon. Oh, che bello, l'ho finalmente trovata. L'altro giorno ero venuto fino qua per prenderla, ma non c'era. Oggi finalmente mi sono preso la donut dei Pokémon. Wow, ed ecco qui la donut dei Pokémon. A me sembra carinissima, e a voi? Vabbè ragazzi, è fatta benissimo. Adesso l'assaggiamo per voi. Sarà buona? Sembra tipo un Kraffen a forma di sfera poké. Assaggiamola. Sì, è proprio un Kraffen. Praticamente la parte in rosso è fragola. Quella, questa, è latte. Mentre nel mezzo c'è un po' di cioccolato. E anche questo penso sia un sordino di cioccolato. Vabbè, niente male. Io mi godo questa prelibatezza e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.